Buongiorno a tutti ragazzi, oggi siamo qui con Minecraft. Era da un bel po' che non entravo in questo mondo perché l'ho abbandonato tempo fa. Ho visto ora che c'è un'ultima versione che hanno rilasciato, che è la 1.15.2. Volevo provarla e volevo portarla sul canale, però con una piccola variante. Infatti ho inserito le shaders mod, che troverete in descrizione insieme ai pacchetti delle texture che troverete anch'essi in descrizione. Questo è un gioco che a me fa rilassare tantissimo. E volevo portare questa esperienza con voi. Infatti volevo dividere questa cosa in una serie, mettiamola così, dove in tanti video andremo avanti con il nostro survival e perché no? Se poi arriviamo a qualcosa si può continuare. Ok, allora io comincerei con il giocatore singolo. Questa era la prova che avevo fatto per vedere se tutto andava bene, ma lo eliminiamo. Creiamo un nuovo mondo. Lo chiamiamo il mondo di Pat. A gradire. Modalità sopravvivenza, altre opzioni del mondo, comandi, no, strutture, sì, tipo di mondo normale, baule bonus. Ma no, dai, tanto noi andiamo così all'avventura, senza baule bonus. Fatto. Crea un nuovo mondo e si parte. Eccoci qua. Devo dire che io come pacchetto texture potevo cercare di meglio, però sembra abbastanza carina come shaders mod. Infatti, qua, ecco, si vede veramente da Dio. Allora, qui abbiamo un paio di pecore che dovremmo uccidere subito per poterci fare un letto prima che faccia buio. Prima cosa facciamo un po' di legna. Facciamo un po' di legna. Sì. Poi magari sul prossimo video porterò Minecraft con Felice, dove magari faremo un po' di sopravvivenza in coop insieme, dove ci sono alcune mod veramente veramente carine che sono molto molto utili, tipo la mod della mappa o quella della vita sui vari PNG e tutte queste cose qua. Allora, questo no. Ok, facciamo un paio di bastoni. Che se non ricordo male, era così? Sì. Ok, la prima cosa che andiamo a fare era andare a prendere le pecorelle. Ok, la prima è andata. La seconda pure. E la terza pure. Quindi abbiamo tre blocchi di lana. Ne facciamo subito un letto, così ce lo mettiamo da parte. Perfetto. Ok, una cosa che ci serve è un'ascia, che noi faremo così, e
un piccone e per il momento anzi direi di fare anche una pala che può sempre servire. Perfetto, allora questo nel frattempo ce lo togliamo da qua e ce lo portiamo dietro. Ok, io direi di andare a cercare un punto dove costruirci la nostra bella casetta. Qua è carino, ma là ce n'è struttura. Vogliamo andare a vedere? Ok, andiamo a vedere. Lì abbiamo una struttura, perlustriamo un po'. Qui è carino perché abbiamo anche i cavalli. Ma io non vorrei. Ok, già lì vedo qualcuno. Ok. Tu sei abbastanza pericoloso. Infatti io me ne vado via. Me ne scappo. Ma tu mi stai seguendo. Andiamo via. Qui abbiamo un bel deserto. Ecco, qua abbiamo un accampamento di villager, sicuramente sarà. Ed è pure una bella zona. Abbiamo l'acqua? Sì. Abbiamo pure una bella foresta. Bella grande, direi. Cioè, raga, a me fa morire. A me questo effetto dell'acqua fa impazzire. Cioè, Minecraft sarà anche un gioco vecchio, però. Sarei tanto curioso di provarlo con il ray tracing. Allora, che abbiamo qua? I villager? È un golem? E tu? Ciao, bellissimo! Cosa abbiamo qua? Vediamo un pochettino. Facciamo un po' di roba ai villager, magari? Cosa c'è? Fammi salire su. Che cos'è? Pane. Può essere utile. Il pane può essere utile. Lì abbiamo. Va bene, allora facciamo una cosa. Senza fottere il mangiare ai villager. Soltanto un po' di pane, giusto per. Facciamo i bravi, dai. Facciamoci le cose noi, senza dar problemi a loro. Allora, torniamo a fare un po' di legna magari. Questo è un problema però quest'albero. Io farei tipo questo. Ok, dove cacchio è andato? Eccolo qua. Dobbiamo farlo. Dobbiamo farlo così. Perché se no è troppo alto da poter Ok, ragazzi, io magari so che ci sono tanti modi per poter fare le cose, tante cose non le so, sicuramente magari voi lo sapete meglio di me, però voglio affrontarlo così, con ignoranza, per imparare poi piano piano, ovviamente. Cosa abbiamo qua? Ok,
Sai che l'accetta sta per finire. Lascia sta per finire. Ok, lascia è finita. Ne creiamo subito un'altra prima che... No, questo è legno, quindi non posso farci niente. Prima che venga sera. Ok. Questa è terra, non mi serve. Andiamo da qua. Quanto abbiamo fatto? 53 slot. Uffa, voglio, penso che basteranno. Per il momento basteranno. Poi cose da fare, tipo cominciamo a raccogliere pure un po' di terra, magari di sabbia, che è sempre utile. Andiamo alla nostra pala. Questo è sempre utile magari per fare il vetro. Così abbiamo tutte le risorse necessarie per cominciare a costruire casa, almeno quello. Ok, sta cominciando a far buio. Io direi, no, nemmeno una torcia. Io direi di fare così. Io direi di fare in questo modo. Allora, non per dare disturbo ai villager, però. Facciamo così. Mettiamo la nostra torcia qua. Ok, abbiamo anche pure un po' di pietra. Poi facciamo così, con la nostra terra chiudiamo qui e chiudiamo qui. Perfetto. Allora, piazziamo la torcia qua. Ok. E ci siamo. Scaviamo un pochettino, giusto per fare un po' di pietra. Ok. Così possiamo fare almeno la fornace. Che saremo attrezzati come si deve, potremmo andare a cercare il posto dove costruire la nostra bella casuccia. Ok, sento qualcuno o qualcosa, ma noi facciamo così, piazziamo questo qua, facciamo la nostra fornace. Ok, perfetto. Io direi di piazzare la fornace qui. Mettere... Ma se metto un po' di questo nella fornace, funziona lo stesso? Se
Se faccio così. Credo di no. Però posso restituire questo. Sì. Bene ragazzi, io direi di andare a dormire. Perfetto. Ah, ma mi sa che sono sotto la casa di un villager. Mi sa tanto. Ah sì, infatti ero qui vicino. Ok. Allora. Prendiamo questo, prendiamo. Cos'è? Allora facciamo così. Fattiamo un po' di ledi. Di roccia qui. Ora che ci siamo. La roccia è sempre utile. Direi che per il momento va più che bene, dai. Allora facciamo. Oh, ok, servono bastoni. Quindi facciamo 1, 2, 3. Allora. Facciamo un piccone di ferro, di pietra. Poi, un'ascia di pietra. Una pala. Una pala di pietra. E poi direi di fare una spada di pietra. Così dovremmo avere tutto. Perfetto. Ok, togliamo la nostra torcia. Ok, prendiamo il nostro banco da lavoro. Ok. Ma che sto gatto ce l'ho in testa? Dove sta? Allora, ragazzi. Andiamo alla ricerca. Andiamo alla ricerca di cose. Io vorrei cercare il mare. E forse laggiù sembra di intravederlo. O no? Sembra? Che dite? Nel frattempo raccolgo un po' di. Un po' di sabbia non fa mai male. Ok, mi si è rotta la pala. Che cos'è quella? È una piramide? Cioè, sono cambiate tantissime cose, con tantissime cose da quando ci giocavo io. Qua abbiamo una caverna. Cos'è sto rumore? Lì abbiamo della lava, se non sbaglio, ho visto bene. Mi pare che sia lì. Ok. Qui che cosa c'è? Vorrei capire che cos'è questa cosa. Ok.
È tanto profondo? Ma se noi facciamo così. Non c'è nulla. È vuota. È una piramide vuota. Forse sopra ci sarà qualcosa. Andiamo a vedere. Ok, quello è dove stava il tipo con la palestra. Qua? Abbiamo una torre. Che dove porta? Ah, portava da qua. Un'altra torre. Che porta qua in cima. Che è dove siamo usciti prima. E qua su? Non c'è nulla. È vuota. Beh, però. E ecco, infatti, sì, avevo ragione, quello là è un pozzo di lava. Allora, io direi di. Non mi piace avere la casa qui vicino perché magari quei stronzi possono attaccarmi. Ma possiamo andare a cercare più in là. Ok, grande. Nel frattempo. Vediamo se facciamo un po' di pulizia. Qua. Abbiamo degli animaletti. Una bella carne ce l'abbiamo. Ah, non ho controllato l'ingresso della grotta. Cazzo. Va bene, non fa niente. Tanto ci sarà qualcos'altro. Direi più che altro di andare per di qua. Non vorrei farmi una casa nel deserto dove non c'è nulla. Anche se comunque è pieno di roba, eh. Cioè, ci sono gli animali. Gli alberi ci stanno, l'acqua ci sta, c'era anche la lava, utilissima. Aia, pezzo di merda. Vieni con me. Ah, col cactus si fa una ricetta. Ok. Non so dove sto andando, ragazzi, eh. Ah, continuiamo così. Anche, bella questa radura, mi piace. Però vorrei cercare qualcosa un po' più vicino al mare. Qui c'è una grotta. Ok, per il momento evitiamo le grotte. Cosa vedo, cosa vedo, cosa vedo? Oh, bello! Bello, bello, bello. Io farei, quasi quasi farei una casa qui in mezzo. Però dovrei. Dovrei prendere un mucchio di terra per costruire qui intorno. Ma potrei fare una casa bordo lago, sul bordo di questo laghetto con i polipazzi. Ok, qui che c'è un'altra caverna. Ok, sento rumore di scheletro. E non è una cosa positiva. Infatti ci sarà uno scheletro. Andiamo. È meglio non affrontarlo per ora perché non siamo attrezzati. Mangiamo qualcosina?
Io seguo il fiume, tanto dovrà portarmi da qualche parte. No, no, aspetta, aspetta, non mi dire che sto tornando dove prima. Un'altura per vedere qualcosa. Ok, andiamo da qua. Direi di scendere da qua e a girare la montagnola. C'è un villaggio. È un altro villaggetto. Conigli di me, mi avete fatto prendere di paura. Che cos'è qua? Terra. Ciao villager, ti dispiace se dormo con te? Invadiamo la casa ai villager. Ok, perfetto. Questo me lo riprendo. Grazie, sei stato gentilissimo. Cosa c'è qua? Beh, le cose, niente. Abbiamo detto che non dobbiamo fottere niente ai villager. Una mucca, carote. Lì c'è un castello. Un castello, cioè una sorta di torre. Un castello fatto male. Qui c'è un alambicco. Un alambicco. Vetri. Una scala qua. Niente di particolare. E una torcia. Boh. Possiamo andare via. È stato carino, arrivederci. Andiamo da qua. Dai! Bella funge, beh, stai zitta. Stai. No, voglio la pecora nera. Vieni qui, pecora nera. Voglio il letto nero. Ok, perfetto. Ragazzi, ma i cavalli come... No, questi sono asini? Sì, questi sono asini. La carne di mulo. Ok, perfetto, andiamo. Cosa? Dove sei? Lasciamo perdere. Io non so dove sto andando. Ma noi andiamo. Legno. Questo dovrebbe essere l'acacia, se non sbaglio, quest'albero. Ma questo che cos'è, raga? Nuova ricetta sbloccata. Non so cosa sia. Qui. Aspetta, aspetta, aspetta. Aspetta, 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 aspetta. Qui. Qui ci dobbiamo fermare per forza, ragazzi. Carbone, il carbone serve. Il carbone serve come la manna.
cosa avevo visto qua? Ferro? Oh, sì, ferro. Ragazzi, fatemi sapere se vi piace questo texture pack. A me, allora, sembra abbastanza carino. Ne avevo visti altri che erano sicuramente migliori a livello di dettagli di blocco. Però, dai, non sembra malaccio. Ok. Vieni qui, mucchetta. Un'altra pecora nera. Allora, stavamo andando da là. E noi continuiamo ad andare da là. Senza sosta, imperterriti. Noi continuiamo per la nostra strada. Finché non troveremo un buon posto dove cominciare a costruire la nostra capannina. Ok, che cacchio sono queste cose? Che sono queste cose? Canne di bambù. Sì, prendi il bambù che è sempre utile. Se non sbaglio, ragazzi, una volta c'era una mod che funzionava con gli alberi, che una volta che veniva abbattuto soltanto la base, automaticamente l'albero cadeva. Non mi ricordo come si chiama. Però era molto utile, molto, molto, molto. Cioè, piuttosto che fare 60 metri in aria rischiando di cadere. Ok, qui dove siamo? Non lo so. Ma questo, oddio, no, no. Non è un posto che mi ispira più di tanto. Mangiamo qualcosa. Tanto dovremo accamparci prima o poi. Lì abbiamo del carbone. Bellissimo carbone. Usiamo questo qua. Ehi, fai silenzio. Questo così almeno lo rompiamo del tutto. Ok. Ah, perfetto. Ok. Direi di vedere in questa zona. No, ma non mi dire, no, ma veramente sono tornato indietro. Possibile, ragazzi? Non ci credo. Ah no, io devo andare da qua. Andiamo da qua. Non mi dire che sto facendo il girotondo. Non ci voglio credere. Troppi alberi, troppi, troppi, troppi. Pecorella. Pecorella. Ok, continuiamo ad andare. Voglio cercare il mare. Voglio fare casa a riva al mare. Riuscirò a trovarlo? Sì, stai zitto. Stai zitto, stronzo maledetto. Allora,
Ma anche qui non sarebbe male, sapete? Anche qui non sarebbe male. E comunque abbiamo il laghettino, abbiamo il nostro laghetto per poter fare l'orticello volendo. Che ne dite? Cominciamo a costruire qui? Anche perché sta tramontando. No, direi di continuare. Se riusciamo a trovare il mare, bene. Altrimenti ci dovremmo arrangiare. Tanto spunteremo prima o poi da qualche parte. Ho visto acqua. Ho visto dell'acqua. Taruccio pure qui come zona. Ah, eccola, eccola l'acqua, eccola l'acqua. Tanta acqua. Dimmi che siamo vicino al mare. Ok. No, non siamo vicini al mare, ma questa zona mi piace da morire. Infatti, sì, perfetto. Allora, facciamo così. Creiamo, prendiamo la nostra pala. Facciamo giusto un po' di pulizia qui. Ma cos'è questo rumore? Mi sa che qui sotto c'è della lava, ragazzi. Comunque noi facciamo così. Allora, 1, 3. Direi di piazzare questo qua. Giusto una cosa momentanea, direi. Va bene così. Ok, noi dormiamo. Beh, domani magari proveremo a cercare la nuova. Il posto dove costruire la nostra nuova abitazione. Cioè il posto, costruire la nostra abitazione qui, perché tanto l'abbiamo già trovato. Faremo un po' di pulizia. Niente ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale e cliccate il campanello per gli avvisi. Un bacione.